giovedì 27 maggio ci ha lasciati un'icona del calcio laziale. Antonio Di Bisceglia non è più con noi dopo aver combattuto per settimane contro questo maledetto virus. Anima e cuore della nuova Tor Tre Teste, Antonio Di Bisceglia ha segnato un'epoca non solo nel calcio laziale, ma bensì nell'intero panorama nazionale. Un uomo d'altri tempi, un secondo padre per tutti i ragazzi che sono passati alla Tor Tre Teste. Sempre prodigo di consigli verso il prossimo e sempre con il sorriso stampato sul volto. Insomma, un uomo prima con presidente dagli indiscussi valori. Sotto la sua gestione, il sodalizio di Via Candiani si è eretto alla pari dei club professionistici più blasonati, diventando un simbolo e un esempio per tutti coloro che hanno poi intrapreso la strada nel mondo del calcio. Nel corso della sua presidenza, i rossoblù hanno vinto tutto quello che si poteva vincere. 12 titoli regionali, 3 scudetti e centinaia di ragazzi lanciati nel professionismo. Indimenticabile, unica e forse irripetibile la stagione 2012-2013, quella del famoso triplete, quando la Tor Tre Teste vinse in un sol colpo i campionati juniores, allievi e giovanissimi. Antonio Di Bisceglia è stato da sempre legato anche all'associazione Beppe Viola e al direttore Raffaele Minichino, che proprio in occasione del triplete lo aveva premiato all'Arancera di San Sisto nel corso del premio di cultura sportiva Beppe Viola. A testimonianza del forte legame tra Di Bisceglia e il Beppe Viola ci sono i 4 titoli vinti dai rossoblù, che sono la squadra più titolata nella storia della manifestazione grazie ai successi datati 2001, 2006, 2014 e 2019. Io ringrazio Raffaele e l'organizzazione del Beppe Viola per questo riconoscimento che ci dà e che devo dividere giustamente con tutti i miei collaboratori, con mio figlio, perché lui è l'artefice di questi risultati. Insomma, siamo molto contenti di ricevere un premio abbastanza importante in questa serata magnifica, come tutti gli anni Raffaele organizza in maniera straordinaria la finale del Beppe Viola. È giusto pure premiare chi poi merita e che sta anche lavorando per lo sport, per la politica, per il giornalismo, tutto il mondo che ci circonda. È giusto premiare gente che effettivamente lavora e dà tanto per creare poi queste manifestazioni. Insieme ad Antonio Di Bisceglia se ne va anche un pezzo di tutti noi amanti del calcio giovanile. Se ne va un uomo che ha scritto la storia di un intero movimento. Ciao Antonio, ciao Presidente. Ci piace ricordarti così, con il tuo solito sorriso e la tua indiscussa gentilezza.